Un aspetto essenziale del sacro ministero è ravvisabile nella vita di Padre Pio e l'offerta che il sacerdote fa di se stesso, in Cristo e con Cristo, come vittima di espiazione e di riparazione per i peccati degli uomini. Questa offerta deve raggiungere la sua massima espressione nella celebrazione del sacrificio eucaristico. E chi non ricorda il fervore con quale Padre Pio riviveva nella messa la passione di Cristo, da qui la stima che egli aveva della messa, da lui chiamata un mistero tremendo come momento decisivo della salvezza e della santificazione dell'uomo mediante la partecipazione alle sofferenze stesse del crocifisso. C'è nella messa, diceva, tutto il Calvario. Se l'elemento caratterizzante del sacerdozio è l'amministrazione dei sacramenti, questo stesso ministero non potrà essere credibile agli occhi degli uomini se il sacerdote non soddisfa al tempo stesso le esigenze della carità fraterna. E anche su questo punto sappiamo bene quel che ha fatto Padre Pio.